Amen. Dal libro del Deuteronomio. Mosè parlò al popolo dicendo: interroga pure i tempi antichi che furono prima di te, dal giorno in cui Dio creò l'uomo sulla terra e da un'estremità all'altra dei cieli. Vi fu mai cosa grande come questa, e si udì mai così cosa simile a questa? Che cioè un popolo abbia udito la voce di Dio parlare dal fuoco come l'hai udita tu, e che rimanesse vivo. Ho mai tentato un Dio di andare a scegliersi una nazione in mezzo a un altro con prove, segni, prodigi e battaglie, con mano potente e braccio teso e grandi terrori, come fece per voi il Signore vostro Dio in Egitto sotto i tuoi occhi? Sappi dunque oggi e medita bene nel tuo cuore che il Signore è Dio lassù nei cieli e qua giù sulla terra non v'è né altro. Osserva dunque le sue leggi e i suoi comandi che oggi ti do, perché sia felice tu e i tuoi figli dopo di te, e perché tu resti a lungo nel paese che il Signore tuo Dio ti dà per sempre. Parola di Dio. Retta è la parola del Signore, è fedele ogni sua opera. Egli ama la giustizia e il diritto, dell'amore del Signore è piena la terra. Dalla prova del Signore furono fatti i cieli, dal soffio della sua bocca ogni loro schiera, perché egli parlò e tutto fu creato, comandò e tutto fu compiuto. Ecco, l'occhio del Signore è su chi lo teme, su chi spera nel suo amore, per liberarlo dalla morte e nutrirlo in tempo di fame. L'anima nostra attende il Signore, egli è nostro aiuto e nostro scudo. Su di noi sia il tuo amore, Signore, come da te noi speriamo. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, tutti quelli che sono guidati dallo Spirito di Dio, questi sono figli di Dio. E voi non avete ricevuto uno spirito da schiavi per ricadere nella paura, ma avete ricevuto lo Spirito che rende figli adottivi, per mezzo del quale gridiamo Abba Padre. Lo Spirito stesso insieme al nostro spirito attesta che siamo figli di Dio, e se siamo figli siamo anche eredi. Eredi di Dio, coeredi di Cristo, se davvero prendiamo parte alle sue sofferenze,
per partecipare anche alla sua gloria. Parola di Dio. Il Signore sia con voi. Ecco nel tuo spirito. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo gli undici discepoli andarono in Galilea sul monte che Gesù aveva loro indicato. Quando lo videro si prostrarono. Essi però dubitarono. Gesù si avvicinò e disse loro: «A me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo». Parola del Signore. La parola del Santo Vangelo cancelli i nostri peccati. Più grande dignità dell'uomo come un essere è di scrutare quello che si può scrutare e di adorare davanti a quello che è impossibile scrutare, disse Kant. Per ogni credente, fratelli e sorelle, la festa della Santissima Trinità è ideale occasione per questo, perché di Dio magari possiamo meditare, possiamo anche discutere di quello che gli altri hanno detto o scritto di Lui, ma alla fine l'uomo per Dio rimane sempre un mistero inscrutibile davanti al quale l'uomo rimane muto, ma non deve rimanere disinteressato. Questo è proprio nello spirito di una storia ebrea che dice che un vecchio maestro ha sorpreso suo discepolo con la domanda riguardo Dio. Mentre il discepolo non ha ancora nemmeno chiudere la porta della camera dietro di sé, maestro pone la domanda: cosa è Dio? Il ragazzo abbassa lo sguardo verso la terra e tace. Perché non rispondi? Continua maestro. Perché non so, confessa sinceramente il discepolo.
non so nemmeno io solo so che lui esiste, che al di sopra di lui non c'è nulla, risponde in modo proprio e sincero questo vecchio maestro. Veramente, quando si tratta della nostra conoscenza di Dio, sempre dobbiamo confessare che noi non abbiamo capito nulla. Perciò è meglio davanti a questo mistero tacere, ma celebrarla con la preghiera, con i canti, permettendo che essa ci tocca, che parli al nostro cuore. Già da tempo Mosè invano ha voluto vedere il volto del Signore. Al posto di questo lui ha ricevuto la risposta: ti permetterò che davanti a te passa tutto il mio fulgore e davanti a te pronuncerò mio nome Yahweh, ma tu non puoi vedere il mio volto, perché l'uomo non può vedermi e rimanere in vita. Ma questo non ha allontanato Mosè da Dio, perché a Dio lui diceva, Dio gli parlava dal fuoco e gli ha detto che lui è quello che è entrato nella nostra storia umana e che ha annunciato sua volontà nella sua legge. Da allora l'uomo non deve cercare Dio né nelle altezze del cielo né lontano oltre il mare, ma nella sua parola che ci è vicina, così dice Sacra Scrittura. Dio stesso ha pensato come attraversare per l'uomo questa distanza che non può attraversare da solo. Dio agli uomini è diventato più vicino nella sua parola eterna, che nel tempo ha preso corpo umano e abitò in mezzo a noi. Come è venuto dalle braccia del Signore Gesù come unigenito, agli uomini poteva annunciare la pienezza dell'essere di Dio. Gli uomini sul volto di Gesù, ma anche nel suo comportamento, potevano vedere come è Dio. Perciò Gesù non può nemmeno comprendere come uno dei suoi discepoli, dopo tutto quello che ha vissuto vicino e accanto a lui in 3 anni, lui vuole che Gesù gli fa vedere il Padre. Invece Gesù gli risponde: tanto tempo sono con voi e tu, Filippo, non mi hai conosciuto. Chi ha visto me ha visto il Padre. Beh, come dici, facci vedere il Padre? Ma non credi che io sono nel Padre, che il Padre è in me? Conoscendo i limiti dei propri discepoli e la loro incapacità a comprendere quello che lui gli ha lasciato in eredità, Gesù gli promette lo spirito di verità che li porterà nella verità. Lui, dice Gesù, non parlerà da se stesso, ma lui parlerà quello che sentirà e vi annuncerà quello che verrà. Lui glorificherà me, perché lui prenderà da quello che è mio e questo annuncerà a voi. Tutto quello che il Padre ha appartiene a me, perciò vi ho detto che prenderà da quello che è mio e lo annuncerà a voi, dice Gesù. Fratelli e sorelle, bisogna dire chiaramente che la Bibbia non è un libro dove si può imparare di Dio, ma testimonianza dell'annuncio divino necessario per la salvezza umana. Ma apparendo agli uomini e scoprendo a loro la via di salvezza, Dio in parallelo con questo scopre pian pianino anche la righetta del proprio essere in 3 persone, nel Padre, nel Figlio e nello Spirito Santo. Con il discorso di Gesù dell'uguaglianza con il Padre, con sua promessa di mandare lo Spirito Santo che continuerà sua opera, non è messo punto di domanda sulla fede dell'Antico Testamento
fatto nell'uno e unico Dio. Quello che qualche volta musulmani o ebrei rimproverano ai cattolici, perché Figlio e Spirito Santo non sono due nuove divinità che possono fare la concorrenza al Dio dell'Antico Testamento e Yahweh, ma questi sono i modi come Dio si fa vedere negli uomini, agli uomini nella storia. E nel Nuovo Testamento ogni gloria appartiene solo a Dio Padre, ma si esprimono attraverso Cristo e nello Spirito Santo. Gesù stesso nella sua preghiera, il sommo sacerdote guarda la sua missione come glorifica del Padre nel cielo. Per lui non c'è nessun dubbio che il Padre è più grande di lui, ma questo non diminuisce sua osservanza che lui è una cosa sola, io in Padre, Padre in me, come abbiamo sentito poco fa. San Paolo, dopo che è rimasto senza le possibilità a spiegare il mistero perché Gesù non è stato accettato dai suoi tanti concittadini, conclude con questo mistero inscrutabile dell'essere di Dio, della ricchezza, della sapienza e conoscenza divina. Come sono irraggiungibili le sue decisioni e inscrutabili le sue vie? Chi ha conosciuto il mistero, pensiero del Padre? Chi era suo consigliere? Chi gli ha dato qualcosa di prima così che si deve ricompensare? Tutto è da Lui, per Lui e attraverso Lui. A Lui appartiene la gloria per sempre. Fratelli e sorelle, la fede biblica in un Dio non è nata riducendo, diminuendo tante divinità nelle religioni pagane, cioè riassumendo in una divinità, ma così che Dio stesso è venuto all'incontro all'uomo e gli si è annunciato come Dio vero, vivo. Con questo lui ha fatto vedere che lui non è una potenza naturale che è diventata Dio, come hanno creduto pagani, ma è creatore che sta davanti alla sua creatura e che tante divinità venerate dai pagani non sono veri dei, amando sua creatura, ma soprattutto Dio come corona di tutto creato e mandando suo figlio Gesù per salvare l'uomo. Dio ha annunciato la ricchezza interiore del suo essere divino. Nel Vangelo secondo Giovanni leggiamo: Dio così ha amato il mondo che ha mandato suo figlio unigenito, che non si perde neanche uno che crede in lui, ma che abbia vita eterna. L'amore salvifico di Dio verso l'uomo è solo frutto e conseguenza dell'amore che regna nella Trinità tra il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Il battesimo che prima Chiesa all'inizio distribuiva nel nome di Gesù Cristo, dopo poco, comprendendo sempre di meglio il mistero della sua missione in unione con lo Spirito Santo, ha cominciato a impartirlo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, iniziando ogni atto liturgico, ogni preghiera con questa formula trinitaria. La Chiesa continuamente confessa che sua vita è immersa in questo grande mistero della Santissima Trinità, del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Senza conoscere questo mistero, senza disponibilità affinché nella preghiera ci avviciniamo e l'adoriamo, anche la nostra fede nel Dio rimane superficiale, senza le radici. A questo ha ammonito un moderno scrittore spirituale, immaginando seguente situazione. Immaginate, dice lui, che a domenica al mattino ci troviamo davanti a qualche chiesa dalla quale appena stanno uscendo i fedeli dopo che è finita la Santa Messa. Noi ci avviciniamo a maggior parte di loro con la domanda: durante la Messa chi avete pregato?
Sono sicuro che maggior parte di loro ci guarderebbero storto chiedendosi: ma con questi è tutto a posto? Mentre altri semplicemente cercherebbero di passare accanto a noi senza dire nulla. Ma alla nostra continua domanda, chi avete pregato, maggior parte di loro sicuramente avrebbe risposto, logico, a Dio. A chi altro possiamo pregare? È proprio questa risposta, continua questo scrittore spirituale, sarebbe sbagliato, perché noi cristiani non preghiamo Dio in un senso generale, ma noi preghiamo o Dio Padre che ci ama, o Gesù Cristo che per noi è morto, o allo Spirito Santo che ci consacra. Noi, è vero, insieme all'antico popolo di Dio crediamo, fratelli e sorelle, crediamo in uno unico vero Dio, ma nel momento quando nella preghiera ci rivolgiamo a Dio, noi preghiamo o Dio Padre o a Gesù Cristo o allo Spirito Santo. Solo così nostra preghiera diventa una preghiera personale, riceve il suo volto e sua vera sostanza. Perciò oggi, in modo particolare, a grande divinità, la Santissima Trinità, gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Amen. Confessiamo adesso.